Bene, allora siamo giunti al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Diamo un'occhiata a quelli che sono i temi e i titoli dei giornali oggi in edicola. Sui giornali non troverete la notizia di Londra. Questa volta si tratta di un attacco contro fedeli musulmani. Un furgone è piombato tra la folla nell'area di Finsbury Park davanti alla moschea. C'è un arresto di un uomo bianco sulla quarantina. La notizia è stata data per la prima dalla radio LBC e ha trovato conferma in un comunicato della polizia che indica in Seven Sisters Road la zona dell'allarme, riferisce di un arresto appunto effettuato. Sono 8, secondo le autorità, le persone travolte e all'alba la polizia ha confermato che una persona è morta sul luogo dell'attentato. Ampio spazio invece alla Francia, il presidente francese Emmanuel Macron stravince le elezioni legislative, conquistando la maggioranza assoluta dell'Assemblea nazionale. Resistono i repubblicani con più di 100 deputati, non scompaiono i socialisti che avranno una cinquantina di rappresentanti, ma il segretario Jean-Christophe Cambadélis non ha atteso neppure le proiezioni per dimettersi dal partito. Entra per la prima volta in Parlamento la leader dell'estrema destra Marine Le Pen, anche se il risultato del Front National è deludente, con appena 6 seggi e non permette neppure la formazione di un gruppo parlamentare. Avrà invece il gruppo La Sinistra Radicale di Jean-Luc Mélenchon che si aggiudica una trentina di seggi. Molto alto il dato dell'astensione, però, che tocca il livello record del 56%. E veniamo alle notizie di politica interna con lo scontro sullo Ius Soli. Non si placano le polemiche sulla legge che attribuisce la cittadinanza italiana ai bambini nati nel nostro paese e avviati ai percorsi educativi. La destra fa muro e trova inedite alleanze. Ieri Monsignor Galantino è intervenuto alla manifestazione di Repubblica Idee e ha polemizzato con quei partiti, ha detto che per semplici motivi elettoralistici cambiano continuamente posizione. Il miraggio della ripresa l'abbiamo sentito nel nostro GR, il ministro dell'economia Giancarlo Padoan ha rilanciato il suo ottimismo, ma ha incontrato la CGIL che sta valutando, come giustamente dovrebbe essere, non l'aumento minimo per la verità del PIL, ma quanto questo vale poi in termini di posto di lavoro e il risultato. Ahimè, è abbastanza scarso, soprattutto perché siamo in presenza, dopo l'approvazione dei nuovi voucher, in un mondo del lavoro ormai segnato dal precariato continuo e, visto che c'è la legge, anche strutturale. Ma vediamo i titoli d'apertura dei vari giornali, cominciando dal Fatto Quotidiano, che si occupa, anzi torna ad occuparsi di Consip, la bomba Marroni su Renzi. L'amministratore delegato di Consip, così si chiama appunto Marroni, teste chiave sul papà di Renzi, Tiziano, e su Lotti, il ministro dello sport che è entrato in questa inchiesta, non si dimette e va al contrattacco. Vogliono cacciarmi, dice, mi toglierò dei sassolini dalle scarpe. Quindi si crea una vera e propria frattura all'interno della compagine governativa o ex governativa, insomma, perché riguarda la gestione di Palazzo Chigi da parte di Renzi. La storia di copertina, il business delle ripetizioni ai tempi della buona scuola, quindi un approfondimento, una piccola inchiesta su questa realtà che riprende appunto a muoversi proprio in questo periodo. E poi l'Assemblea di Roma, di cui abbiamo parlato nel nostro GR della neosinistra, così la definisce il Fatto Quotidiano, quelli del no contro tutti, fischi AMDP, in particolare si riferisce ai fischi che ha rimediato il deputato Gotor, deputato del PD. Alleanza Popolare per la Democrazia e l'Uguaglianza, così si chiama questa neoformazione. Adesso tornerà nei vari territori per delle assemblee locali e ci sarà quindi un'altra assemblea nazionale in autunno in cui si lancerà sostanzialmente una formazione politica di sinistra che parteciperà alle elezioni del 2018 con l'ambizione, come ha detto Tommaso Montanari, che ha curato l'introduzione di questa assemblea a Brancaccio, con l'ambizione di totalizzare risultati percentuali a due seggi.
cifre, quindi sicuramente superiori al 10%. Libero, in pensione solo dopo morti, via dal lavoro sempre più tardi, questo è il calcolo. Di Libero, il giornale Bruciati vivi dentro le auto si riferisce al tragico, devastante rogo in Portogallo, il tempo che minchiata, la foto di Berlusconi sulle intercettazioni che lo vedono, della mafia che lo vedono appunto al centro di alcune rivelazioni. La Repubblica, Padoan avanti con le riforme, sgravi per assumere i giovani, il titolo di apertura, e poi nella scatola alta la fotonotizia con il rogo in Portogallo, 61 i morti al momento, ma si sta ancora cercando tra le fiamme, difficile lotta di un fronte amplissimo, quindi dei soccorritori, dei vigili del fuoco. La Stampa riprende un po' questo tema, perché mettendolo insieme ad altri, perché all'origine del rogo in Portogallo sembra esserci stato un fulmine che appunto ha scatenato il maxi rogo, 61 morti, il titolo della Stampa, in India ondata di suicidi per la siccità, il titolo grande in alto è le stragi del clima fuori controllo, l'ambiente e emergenza globale, in Italia ogni giorno 43 reati contro il mare, la spiaggia della dolce vita, documenta La Stampa, soffocata dai rifiuti. Nella scatola alta una notizia che riguarda, ahimè, fatti recenti, blitz dei carabinieri, la movida protegge i venditori abusivi, c'è qui da leggere la vicenda, gli sviluppi della vicenda tragica anche in questo caso di Piazza San Carlo, una donna è morta, altri 1500 feriti per questa massa ondeggiante che poi ha finito per provocare danni inestimabili su un allarme terrorismo del tutto ingiustificato. E poi a centropagina vi segnalo questo reportage di politica estera, Mosul nelle trincee contro il califfo, blitz jihadista al resort degli occidentali in Mali, due morti, le forze speciali liberano 32 ostaggi, con le truppe d'assalto irachene è il titolo del reportage, mentre gli americani colpiscono dall'alto. Il pezzo reportage di Francesco Semprini appunto da Mosul. Il Messaggero, Macron padrone del Parlamento, quindi il giornale romano apre con i fatti francesi, trionfo di Emmanuel alle elezioni legislative francesi, maggioranza assoluta con 361 seggi, astensione record, vota solo il 43,4%, male i socialisti, Le Pen eletta per la prima volta con 7 deputati, e poi la grande foto degli schiumogeni sulle carcasse delle auto nell'incendio del Portogallo, inferno nella foresta, 61 morti, titolo del Messaggero, automobilisti in trappola tra le fiamme, bruciati vivi o asfissiati, e in questo caso alcune storie, Rodrigo 4 anni in gita con gli zii, c'è appunto un approfondimento da parte del Messaggero. Passiamo ad alcuni giornali locali, oggi molti giornali nazionali non sono in edicola. Il lunedì, Il Mattino, Macron trionfo nei seggi deserti, e poi Ius Soli, i vescovi contro Lega e Movimento 5 Stelle. E una notizia particolare, quella che riguarda la TAV a Fragola, lo ricordiamo, è stata inaugurata una stazione.
shit. Wanna sleep easy, believe me, now we were dirt in the ditch. And when my real dogs need me, believe they never have to search. Cause I love them like brothers and like Christ love his church. Hear the angels cry, they praying for me and you. They flapping their wings, trying to break through. I said, hear the angels cry. And if the heavens receive me, I'm good. Cause all my life I was raised in a trifle. Hear the angels cry. My nigga, I do this rhyming cause I know that I could. One in the dirt, the other at work, waiting for him at his home. I heard he fucking my skirt. The perp brought her home from work, happy, so I put a trail on him. Caught him at the tail, hell, cocked and bailed on him. My rented blue coupe, parked it down at the dock. Sped up quick, they can't make me the Don, never get knocked. Now I walk up in his crib, let loose two in his wig. Leave him next right to his wife, he wiped the prints off the cig. My nigga, just another passion crime, suicide with it. No, no, just a quote from bail, fuck jail, shit in the dead. Hear these marks cry. Hear these marks cry. I said, hear these marks cry. Hear them cry. Wipe your eyes now. Don't breathe. Please believe. What goes around comes around. Understand that. Word. Ride to this. Smoke to this. Drink to this.